Vi ringraziamo per il supporto che state continuando a dare a questa serie. Vi chiediamo ancora la media di mi piace che bene o male state lasciando ultimamente. Qui a volte arriviamo ancora a 4.000-4.500 mi piace. Non vi costa niente, è gratis. Supportateci se volete che questa serie continui. Fino alla finale di Champions. Buona visione. E vai col video. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Azieta, ciao, ben ritrovati. Sì, ben ritrovati. Mi piace, supportate i nostri contenuti. Iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriva sempre la notifica. Ci abbiamo un altro canale YouTube di calcio. È già uscita la sfida alla schedina. I pronostici dei Champions League. La mitica sfida al Fantacampo super video interattivo. Andate a partecipare, ci farebbe veramente tanto piacere. Ci abbiamo anche un canale YouTube extra calcio. Seguiteci su tutti i canali. Comunque, vi li lasciamo tutti in descrizione. Durante il video compariranno qui. Sfida ai pronostici, scorsa settimana, riportate i vostri risultati di scorsa settimana qui sotto nei commenti. Siamo ovviamente in Champions League, la sfida della Champions League. Ci siamo sfidati in Benfica, Juventus e Dinamo Zagabria Milan. Come yes. Sempre, su 1x2, primo marcatore, under over, parziale e risultato esatto. Vince chi becca più pronostici tra me e lui e tra noi e voi. Bene. Benfica Juve, 1x2, che ci hai messo? X2, ha vinto il Benfica, sbagliata per entrambi. Primo marcatore, Vlahovic. Milik, sbagliata per entrambi. Under over? Under. Over, indovinata io. Parziale? 2. X, sbagliata per entrambi. Risultato esatto? 1-1. 1-2, sbagliatissima per entrambi. Dinamo, Zagabria, Milan, 1x2. Che ci hai messo? 2. Idem. Primo marcatore? Giro. Leao, sbagliata per entrambi. Under over? Over. Anche per me indovinata. Parziale? 2. Anche per me indovinata. Risultato esatto? 0-3. 1-3. Ci sono andato più vicino io perché sono 4 gol totali. Dovevo solo spostare un'unità da una parte all'altra. Ma a me è un autogol del cavolo che mi ha fatto saltar banco. Ha capito? Da, sta rompe le palle. Allora, 3-4 per me. Punti totali scontri diretti da quando abbiamo cominciato. Ne hai indovinate 12. Io ne ho indovinate 19. Siamo una vittoria per te e 4 per me. Clamorosamente in Champions League su una sfida a te. Non lo so, geniale, se esatto, vogliamo dire. Sono in vantaggio io. Hai da recuperarmi veramente tanto. Sta per partire la nuova sfida, quindi preparatevi ragazzi. E questa settimana ci siamo sfidati su Bayern Monaco, Inter e Liverpool Napoli. Fate il vostro gioco qui sotto nei commenti, sempre su 1x2, primo marcatore, under over, parziale e risultato esatto per entrambe le partite. Detto questo, Bayern Monaco, Inter 1x2, che ci hai messo? 1x. Primo marcatore, Musiala. Mané. Under over. Over. Under. Parziale. 1. X. Risultato esatto. 2-1. 1-1. Te stavo per dire 2-2. No. Ah sì, a tutti i gameplay, a tutti, però mettevo 2-2 l'anno scorso. 1-1. Bene o male l'abbiamo letta quasi allo stesso modo. Infatti ero indeciso tra 1-1 e 2-2. Ero indeciso. Però per me alla fine la spunta al Bayern, ma lo sai come? È da tripla con bravo, l'Inter che bravissimo. Gioca senza problemi, senza esatto. Capito l'ansia da prestazione. Bravo. Liverpool-Napoli, altra partita interessantissima. 1x2, che ci hai messo? X2. Primo marcatore, Salah. Simeone. Under over. Over. Anche per me. Parziale 1. X. Risultato esatto 2-2. 1-2. Situazione simile a quella col Bayern, sì, è da tripla, da può succedere veramente di tutto. Può succedere qualunque cosa. Certo che il Liverpool a ste condizioni non è proprio affidabilissimo. È capace pure che vincono, perché posso. No, ma è una squadra completamente pazza attualmente, sì. Pazzo Liverpool, amalo! Allora, che ci abbiamo? Gioca... Mo sta a pensare che stava che giocava con l'Inter, per quello ha detto. Così, Liverpool, così. Risultati, mamma mia ragazzi, i risultati del segno non segna scorsa settimana, riportate i vostri risultati qua sotto nei commenti. Sì, fammeli fare. Doveva fare, è inutile fare mente locale, te poi ricordo a tutto. Doveva fare lui questa di quest'anno, questa settimana la sfida al segna. Sì, uno pronta, segna. pronta. Ha già preparato tutto, deve proporre a me e a voi. Olivier Giroud segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Ha segnato? E l'ha indovinata dei mortacci, 2-1-0 per te. Dusan Vlahovic segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Ha segnato? No, non ha segnato, te sta sbagliando. Uno pari, Edin Dzeko segna o non segna? Entrambi abbiamo detto sì. Ha segnato. 2-2, poi Raspadori segna o non segna? Entrambi abbiamo detto sì.
Non ha segnato. No, rimaniamo sul punteggio di 2-2. Sì. Dembélé, assist o non assist? Tu hai detto sì, ho detto no. L'assist non l'ha fatto e l'ho indovinato io. 3-2. E Alisson, gli segnano o no? Gli segnano. Entrambi abbiamo detto sì, ma il gol non l'ha subito. Di conseguenza, 2 tu, 3 io. Aggiorniamo punti totali e scontri diretti, perché da quando abbiamo cominciato ne hai indovinate 18, io ne ho indovinate 21. E negli scontri diretti, una vittoria per te, 3 vittorie per me. Mi devi recuperare. Non ho detto che tu c'avevi Kim, io c'avevo De Ligt. 0-0. Non ha segnato nessuno dei due. Bene. Di conseguenza, ovviamente, non ci sono bonus nel segna o non segna. Mi devi proporre, vai. Andiamo, va. Sono curiosissimo. Andiamo velocissimi, ragazzi. Uno per parte, Liverpool-Napoli. Cominciamo da Mohamed Salah. E fammi via la penna, tanto per cominciare. Non vedo penne. Eccola. Mohamed Salah, Liverpool-Napoli, no. Deciso, secco, come secco. Tu avrai detto sì, perché tanto no, ultimamente io ho detto sì, ci stavo per ripensare, perché tu ultimamente, nelle ultime volte che te l'ho proposto, hai detto di no. Sì, ultimamente, o me l'hai proposto, sì. Tu hai detto di no. Non sto andando in più in un Liverpool deciso. Così strano, mo hai detto di sì. Io ho detto di sì. Ma hai battuto i rigori? Sì, ancora sì, eh? Ancora sì, forse. Vai, Kvaratskhelia. Segno, non segno. Anfield. No. Ho capito, sta segnando gol a fiotti, a destra e a sinistra. Continua così, diventa capocannoniere della Serie A e capo assistman della Serie A. No. E sta a fare troppi. In Champions non mi ricordo quanti ne ha fatti, ma sta segnando troppo. Scrivo no, quindi. Hai detto di no o hai detto di sì? Io ho detto di no. Io ho detto, io pure ho detto di no. Pure ma hai detto come per dire, tu hai detto di sì, dico, ma che te stai a imbriacà? Andiamo avanti con Juventus. Non ci so capigna, mi stai lessando. Juventus Paris Saint Germain. Sempre uno per parte. Messi, Milik. Cominciamo da Juve. Ah sì, a Juve Paris Saint Germain. Milik, no. Per te insegna nessuno. Per te segna? No. Vai avanti. Mbappé, segna o non segna? Mbappé, non Messi. Mbappé. No. Non segna. Ne ha fatti due all'andata. Mbappé non segna. Ne ha fatti due all'andata? Mi sembra di sì. Uno, ma vabbè, però comunque ha fatto una partita stratosferica. Ma te posso dire una cosa? Tu hai guardato le probabili formazioni, no? Sì. È riportato titolare? Mbappé. Sì. Per me non gioca. Per te non gioca. Per me manco gioca. Tanto sa nulla in quel caso, ma per me non gioca da titolare. Dici? È qualificato il Paris Saint Germain? È qualificato, ma se deve giocare al primo posto. Ma secondo me. Ah! Ma non è sicuro il primo posto. No, cioè sta a pari punti col Benfica. Vabbè, va avanti, vai. Io ho messo sì. Mbappé. La puntatina la fa. Sì. Musiala! Assist o non assist? È Bayern Inter. È Bayern Monaco Inter. Sono qualificati da primi sicuri al 100%? Sì, c'hanno 5 punti in più dell'Inter. Non lo fa. La prossima volta lo faccio da solo. Cioè, quando devo scegliere io, a te metto tutti te no. Ma tu, e io scelgo quello che mi pare. Ma tu c'hai 14 punti solo per... Ah, no, non stai a parlare no, di assist. No, fermate, quello è il discorso da fare della Serie A, in generale. Tu c'hai 14 in punti... In generale. In Serie A ci avrai 14 punti per tutti gli assist che hai beccato. E qua ce ne avrai 5. Da quando abbiamo cominciato? Oh, oddio, non lo so. Vabbè, tu hai detto di no. Hai detto di sì. L'ho detto di sì. Ovviamente, Tatarusanu lo prende o non lo prende? Milan-Salisburgo lo prende. Sì. Lo prende perché ho visto il Milan col Torino un po' disattento. Mo' vince 8-0. Ma soprattutto perché non sarà una partita facile. Il Salisburgo venderà carissima la pelle. Eppure per me, infatti, lo prende. Pure per te lo prende. Capitani, no, capitani, no. Se lasciate il. Mi raccomando, se lasciate una marea di like, arriva. E passano il foglietto e famose la scelta. Ma guarda là, tocca a famose due risate, va sì, buonanotte. Io manca la penna, ciò. Cioè, pure la penna mi ha fregato. Ma che fine ha fatto? Qua non ci stanno più. Eccola, ecco perché me la trova. 3, 2, 1. No, ci avevo pensato pure io, Alaba. Io vado su Hakimi. Anche Hakimi è da tenere in considerazione. Non gioca proprio, guarda, turnover massiccio, gioca Mizia.
con Girello e fa gol lei. Mi piace, gli rimbalza sul Girello però. Che ha lasciato il Girello in mezzo a... da calcio d'angolo rimbalza sul Girello. In mezzo all'area. Siccome era sua, l'ha lasciato là, di sua proprietà gli danno il gol. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali sociali in descrizione. Ciao. Ciao.